2007, come servizio di medicina dello sport dell'azienda US di Modena, ci siamo resi conto che c'erano varie esperienze sul territorio che riguardavano la disabilità e l'attività fisica. Però non tutte ci erano soddisfacenti, anzi si trattava sempre di un insieme di iniziative spot, non legate l'una all'altra, e per di più si faceva poco per quei disabili che sono la stragrande maggioranza, che chiusi in casa aspettano solo che il tempo passi, perché non c'è motivazione, non c'è opportunità, non c'è rete, non c'è sostegno. Allora abbiamo pensato di creare un ambulatorio destinato alla disabilità e all'attività fisica e sportiva, destinato proprio ai soggetti disabili, soprattutto a quelli che non praticavano attività, per cercare di vedere cosa si poteva fare e indirizzarli verso una società sportiva, un'attività sportiva, degli eventi sportivi che potessero soprattutto piacere, essere gradevoli, essere mantenuti nel tempo, perché il tema della sedentarietà associata alla disabilità è un tema molto importante e le malattie legate alla sedentarietà sono ancora più gravi nei soggetti disabili e sono tante. Quindi abbiamo iniziato questa esperienza con un approccio multidisciplinare: medico dello sport, un fisiatra, un laureato in scienze motorie, uno psicologo, una dietista, perché il tema dell'alimentazione della popolazione disabile è molto importante, e quindi abbiamo lavorato su questo visitando più di 1000 persone. Quindi con questa equipe multiprofessionale, che ovviamente si confronta al suo interno e quindi c'è un arricchimento continuo dell'equipe, perché le competenze del laureato in scienze motorie si fondono con quelle del medico e si arricchiscono quelle del medico con quelle del laureato in scienze motorie, abbiamo affrontato la visita. Però non finisce lì, perché l'ambulatorio vuole avere un piede anche all'esterno, anzi due piedi all'esterno, vuole inserire questi soggetti disabili in attività anche nuove, comunque sempre con il tema di essere attività interessanti e divertenti per le persone che lo praticano, e poi anche il tema di formare gli operatori delle società sportive sui temi della disabilità. Molte società sportive non fanno niente perché hanno paura o perché non sono preparate su questi temi, ma in realtà la voglia e il desiderio di collaborare a un progetto socialmente così importante c'è in molte zone. Per cui abbiamo provato a fare questa cosa e soprattutto cercato di mettere in rete tutte le opportunità dei disabili, creato un'agenda, creato un elenco di società sportive in grado di collaborare con noi, parlato con loro, ha realizzato eventi, manifestazioni, compenetrato esperienze e conoscenze. Niente, poi ci siamo premurati di provare a comunicare questa cosa. Il progetto l'abbiamo anche inviato all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha deciso di inserirlo nelle pratiche di riferimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e questo ci ha fatto ovviamente molto piacere. Ci sono molti limiti dovuti al fatto che molta parte del progetto è sostenuto con finanziamenti esterni. Ancora a distanza di 8 anni è un progetto e non è un programma, mentre noi vorremmo stabilizzare l'equipe, fare in modo che possa girare, confrontarsi anche in ambito regionale con le diverse esperienze e, perché no, innescarle e aiutarle. Quindi c'è ancora moltissima strada da fare, però a noi fa molto piacere. Ogni tanto abbiamo anche il piacere di avere qualcuno dei nostri disabili d'élite che vince delle competizioni, abbiamo anche campioni olimpici, ma quello che ci interessa soprattutto è far sì che soprattutto quella grande fetta di popolazione disabile, sia che non fa niente, che è sedentaria, si avvicini allo sport, e creare per le famiglie una condizione di serenità dovuta anche al fatto che il soggetto disabile si diverte, acquisisce competenze nuove anche dal punto di vista motorio, è in grado di essere maggiormente autonomo, perché questo è uno degli obiettivi della pratica sportiva, e se non è più autonomo almeno è più felice, come si può vedere per esempio per chi pratica l'hockey in carrozzina. Si tratta di soggetti nei quali non viene richiesto, ovviamente l'attività sportiva non migliora la componente fisica, però sicuramente quella mentale, quella sociale, l'integrazione senz'altro. Nella nostra esperienza abbiamo tutti i tipi di disabilità, mentale, fisica, psichica, e lo sport può giocare un ruolo fondamentale, perché può, attraverso l'acquisizione di competenze nuove, di relazioni nuove, dare autostima, autoefficacia al soggetto disabile e quindi dargli anche un motivo in più di vita, che, al di là delle sue relazioni
familiari e sociali, anzi creare una condizione relazionale migliore.